Grazie. Allora, eccomi qui con un nuovo video e questa volta è un video haul di make-up e non solo, nel senso che per chi ha già guardato la mia pagina Facebook, oggi ho postato la foto di un pacco enorme che ho ricevuto questa mattina, diciamo nel primo pomeriggio. E il mittente, come poi ho svelato lì in pagina, è una donna vagabonda.it, questo sito da cui io ormai l'ho detto diverse volte, acquisto con regolarità. E il pacco era grosso perché, come ho già detto in pagina, non so se qui sul tubo ve l'avevo detto, mi sono abbonata alle box, appunto di una donna vagabonda. E scusate la posizione, ho trovato questa fortunata posizione in terra, comodissima. E quindi mi sono abbonata a queste box di una donna vagabonda, quella classica, diciamo, che si chiama la femme errante, e che sarebbe poi quella di cui ho ricevuto il prototipo a giugno gratuitamente e che vi ho mostrato nel video precedente. E poi per questo ho fatto l'abbonamento semestrale, mentre ho fatto l'abbonamento soltanto per il mese di luglio alla box bio, perché volevo un po' vedere anche, insomma, ero curiosa anche di vedere quest'altro tipo di box. Quindi ho ricevuto questo pacco con le due box del mese di luglio, quindi la Femme Errante e la box bio, ma in più anche altre cose che avevo ordinato sul sito, e quindi mi è stato fatto un unico invio, un'unica spedizione, e non me lo aspettavo, quindi mi aspettavo magari prima una box, poi l'altra, poi magari il mio ordine, eccetera. Quindi, insomma, quando il custode mi ha consegnato questo pacco che era proprio grosso e io l'ho aperto, sembravo proprio Alice in Wonderland. E non vi faccio vedere le box perché il video verrebbe troppo lungo, quindi farò un po' di divisioni, magari spacchettamento di una box e poi spacchettamento dell'altra. In questo voglio farvi vedere le poche cose che, poche ma bellissime, cose che avevo comprato appunto dal sito di una donna vagabonda. In primis queste qui, che sono tre palette di Sleek. Io non ne avevo ancora acquistate e le ho prese qui perché le ho trovate ad un prezzo eccezionale, sinceramente il prezzo più basso che ho trovato sul web, e quindi ho detto sì, adesso è arrivato il momento di provare queste palette Sleek di cui tante parlano, e ho visto in diversi video che in tante le usano, quindi si sono trovate bene. In realtà vi confesso che io dal sito ne ho prese due che avevo scelto. Adesso queste, vabbè, vi faccio vedere una per tutte. Questa è la confezione, lo scatolo, diciamo, e qui dietro ci sono gli ingredienti scritti. E allora io avevo preso, guardate, è carina, anche tutta rosa anche all'interno la confezione, e poi porta anche, insomma, dei piccoli volantini pubblicitari di altre cose. Ok, e allora questa qui è la Bad Girl, quindi la numero 596. Come al solito vi chiedo scusa del mio aspetto, ma è tardissimo, non so se riuscite a vedere, anche stasera è quasi mezzanotte. Ho un make-up vecchissimo fatto questa mattina, insomma, tanto le fa un po' sbavato. Comunque, allora, la palette è questa qui. C'ha la pellicola su, vedete? Aspettate, se no vi acceco con questo specchietto. Ha tutti i nomi degli ombretti. Poi, ecco qua. Vi voglio far vedere anche il pennellino, che è questo, semplicemente da applicazione, per carità, non da sfumatura. E quindi vi dicevo, porta su questa pellicola con i nomi degli ombretti, quindi una volta rimossa la pellicola, addio nomi. Questa è l'unica cosa che non mi piace. Comunque,
insomma, in realtà non importa. Questi sono i colori della Bad Girl, quindi sono colori per lo più, tranne i primi due, come potete vedere, un illuminante, insomma, un beige molto chiaro, sono tutti colori scuri e io non le ho ancora swatchate, ne faccio qualcuno a caso così. Faccio vedere questo blu. Purtroppo, come ormai sapete, se giro di sera metto questo faro che insomma mi aiuta un po' per farmi vedere meglio, ma gli swatch non sono poi un granché. Comunque, guardate, anche se non si vedono tantissimo i colori, si vede che sono molto belli e comunque soprattutto molto scriventi. Guardate anche qui al centro, qui ho messo questo chiaro, vedete com'è bello luminoso. E quindi questa è la prima palette, la Bad Girl appunto. E poi ho preso, ho preso questa qui che è la Candy, la numero 871, se riuscissi ad aprire. Già una vi dico, l'altra che vi mostrerò dopo l'ho rotta perché sono un po' durette da aprire e oggi per tentare di aprirla l'altra mi è cascata e si è rotta. Fortunatamente si è rotta solo, diciamo, la confezione, non si sono rotti gli ombretti. Questa invece ha anche qui la medesima pellicola con i nomi che poi va via. E questi qui sono i bellissimi colori, vedete? Molto belli. E anche qui provo a farvi qualche sboccino. Facciamo un rosa. Facciamo questo grigio e ve lo faccio. Dove ve lo faccio? Lo facciamo qui. Questo è grigio, questo è il, diciamo, bianco, questo è bellissimo, questo verde acqua, e qui vi metto il rosa, vedete? Comunque, al di là, ripeto, di quanto possiate vedere dei colori, poi magari metterò con calma gli swatch in pagina. Comunque sono molto pigmentati. Adesso prendendoli così col dito non mi sembrano particolarmente polverosi, ma vi farò ovviamente sapere poi. Questa qui, che non so neanche come si chiami. Non c'è, vedete dietro il, sinceramente, il nome, e si è rotta qui, guardate, vedete? Si è rotto un po', il gancino di qua è chiuso e di qua si è un po' rotto, però fortunatamente la palette, diciamo, si chiude, vedete? Poverina me, però ecco, fortunatamente ho salvato gli ombretti, che sono questi. C'è questo arancio che mi piace tantissimo. Insomma, tutti questi colori. Adesso magari non ve li swatcho perché ho anche la mano un po' piena così, e poi comunque ripeto, magari non si vedono bene i colori, vi faccio degli swatch più accurati con calma, li metterò sulla pagina Facebook, quindi potrete andarli tranquillamente lì a vedere. E questa qui non so come si chiami perché in realtà non è ancora sul sito o è finita, non ho capito. Però me l'ha consigliata proprio Laura, la titolare del sito Una Donna Vagabonda, e credo di aver capito che è una palette appena uscita o una limited edition. Non mi ricordo cosa mi avesse detto, comunque è una palette che a breve non si troverà più, o già forse non si trova, non ho capito questa cosa, vi dico la verità. E comunque è una palette
non della linea base, insomma, almeno questo è quanto ho potuto capire, anche perché io di Slick, ripeto, sono i primi prodotti che acquisto, non ne ho altri e sinceramente non mi sono mai più di tanto neanche interessata a questo brand, quindi insomma non so quali siano le palette, tutte le palette che esistono, tutti i prodotti che esistono, poi mi documenterò, eventualmente vi dirò. Poi ho preso, sempre appunto, per quanto riguarda i prezzi, queste siamo intorno ai 9 euro ciascuna, forse un paio di queste qui le ho pagate sugli 8,50 euro, una sola mi sembra 9 euro, comunque eventualmente se i prezzi non sono questi poi ve li scrivo in sovraimpressione, vado a ricontrollare sul sito e vi faccio sapere perché non ricordo precisamente, comunque siamo tra gli 8 e i 9 euro, questo è sicuro ed è il prezzo per quanto io ho potuto vedere più basso del web. Poi ho preso questo set di matite di Urban Decay, cerco di farvi vedere un po' i colori. Qui c'è la nera, qui ce n'è una viola, sembra blu ma è viola, fucsia, questa è blu e questa è verde. E questo è un travel size. Ossia le matite sono leggermente più piccole di quelle normali. Io ne avevo già acquistato uno di questi qui con i colori più nude, diciamo, varie sfumature di marrone e un nero. E poi avevo preso da parte, cioè singola, insomma, singolarmente, avevo preso questa verde. Quindi in realtà questa verde io già ce l'ho. Ora non so se regalarla a mia madre, se regalarla a qualche amica o se tenerla da parte per un futuro giveaway, vedremo. E vi faccio vedere queste matite. Io, se mi avete visto in qualche altro video, le utilizzo tantissimo perché le trovo molto scriventi, le trovo molto sfumabili, molto morbide, durano tantissimo e le adoro. D'altronde ho detto già diverse volte che Urban Decay è uno dei miei marchi preferiti e in realtà quando provo un prodotto di Urban Decay non mi delude mai. Ho anche un eyeliner che è il mio preferito, che adoro, quindi adesso sto cercando di tirar fuori da qui. Ve lo faccio vedere anche così. Sto cercando di tirarle fuori per farvele vedere. Vediamo se ci riesco. Un'impresa abbastanza difficile. Eccole qui. Ce l'ho fatta. Non so come farvele vedere, perché purtroppo la luce non è proprio bellissima. Comunque, provo un po' a sbocciarvele. Questa è la blu, che si chiama Radium. Questa è la verde che io ho già ed è stupenda questa matita perché ha un tratto leggermente glitterato. Guardate, si vede. Bellissima questa matita. Si chiama Junkle. Sì, no, Junkie. La rosa si chiama Woodstock. Scusate, questi swatch con la mano sinistra non so far nulla. Questa è la fucsia. Fa un caldo pazzesco, ho dovuto chiudere la finestra perché ci sono un po' di rumori, quindi sto sudando e si stanno sciogliendo anche i prodotti, secondo me. Questa è quella viola che si chiama Ransom. Eccola qui, la vedete? Poi infine c'è questa nera che io avevo già ed è la 0 ed è una matita, l'ho detto già altre volte, che consiglio perché ha un bellissimo tratto nero e soprattutto è molto morbida, molto sfumabile e super resistente. Allora, questo set travel size, quindi vedete, vi faccio vedere la misura. Non ho adesso a portata con me una matita più grande. Quella, diciamo, il formato standard per farvi vedere la differenza, comunque sono leggermente più piccole, ci sono 0,8 grammi di prodotto, però un set, questo qui, da 5
Matite, costa 28 euro. Una sola matita classica, diciamo formato classico, dovrebbe costare intorno, sapete che non ricordo, ma credo intorno ai 15 euro forse, o di più addirittura, non mi ricordo perché ormai io queste marche qui non le acquisto più da Sephora, ma soltanto da una donna vagabonda. Quindi non mi ricordo quanto costano realmente queste matite di Urban Decay. Comunque credetemi che è un prezzo, questo qui, molto vantaggioso. E poi comunque in un formato così riusciamo ad avere 5 matite e quindi sono molto contenta. Poi ho preso questo qui, che è il mio profumo. Io uso Jean Paul Gaultier Classique. E dove l'avevo letto? Questo qui, vedete lo scatolo, non è lo scatolo normale che voi acquistate in profumeria, perché questo qui in realtà è un tester di vendita. E questo profumo qui, che è 100 ml, credo di averlo pagato all'incirca 45 euro, ed eccolo qua, guardate, questo è il mio profumo da sempre, lo adoro, e quindi mi era finito, stava finendo e me ne sono rifornita. Ed infine ho avuto l'anteprima, perché sul sito ancora non è stato pubblicato, credo sia arrivato proprio da pochissimi giorni, però siccome Laura mi conosce e sa che io amo Neve Cosmetics e sa che io amo i pennelli di Neve, mi ha fatto sapere che avevo la possibilità di acquistare da lei, anche se ancora sul sito, ripeto, non è stato pubblicato, quindi non lo sapevo, non avevo visto, questo qui che è il nuovo set di pennelli di Neve, che è stato lanciato credo proprio in questi giorni, forse ieri, l'altro ieri è stato pubblicato, ed è il set Acqua, che si chiama appunto Acqua di Neve, ed è fatto in questa pochettina, fatta in questo modo qui, poi si apre e ci sono i pennelli qui. E qui tra l'altro c'è anche una zip per poter mettere, vedete, dentro. E vi dico la verità, è molto molto comodo adesso per viaggiare, visto che siamo in periodo di vacanze, perché si richiude così, occupa, guardate, veramente pochissimo spazio, meno di un portafogli. E dentro ha praticamente tutti i pennelli che possono servire per un make-up. E adesso ve li faccio vedere, li trovo bellissimi. Già mi piace moltissimo proprio non mi viene il termine, il packaging. E guardate, in questo verde acqua, così. Questo qui è un pennello, sono ovviamente morbidissimi come tutti quanti i pennelli di Neve. E questo qui è un pennello che può essere usato, allora, per quanto penso io, cioè per come lo userò io, può essere usato sia da fondotinta o anche da blush, perché vedete, è piccolino. Ah, volevo sottolineare che se mi vedete un po' rossiccia, non ho esagerato col blush, ma finalmente mi sto iniziando ad abbronzare. Questa è la mia abbronzatura, non si vede bene, credo. Ma ho qui tutto rosso, per prima cosa mi si arrossa il naso e qui insomma le guance. Anzi, ho cercato con la BB cream di mimetizzare un po' i rossori, però non ho esagerato con il blush, ma ieri siamo stati al mare e questo è il risultato. Ho la schiena completamente bruciata, mentre l'avanti, insomma, anche perché con mio figlio non è che riesco a stare così come una salamandra al sole come vorrei. Ma siamo un po' in giro di qua, di là, in piscina, al mare, su e giù, quindi il sole lo prendo un po' come viene. Poi il secondo pennello che c'è è questo qui. Guardate, il packaging mi piace davvero tantissimo, non so se riuscite a vedere come devo mettermi per farvelo vedere. La scritta verde, qui verde, mi piace tanto. E questo qui, considerando che stiamo parlando di un set che porterei in viaggio, lo userei per la cipria. Poi vado veloce perché altrimenti non so quanto siamo arrivati qui. E allora ci sono questi altri pennellini piccoli. E allora ne abbiamo, vediamo un po', veloce, veloce, veloce. Questo qui,
a setole compatte a lingua di gatto, vedete, così. Quest'altro qui a setole sempre compatte, un po' più leggermente più grande, e questo è un due fibre, come anche l'altro, il primo che vi ho fatto vedere. Guardate, anche questo qui a lingua di gatto, leggermente più morbido dell'altro. Qui abbiamo questi due qui, guardate, è proprio completo questo set, bellissimo. Questo qui da sfumatura, vi faccio vedere anche, vedete, molto morbido. Qui pennello penna, vedete, infatti con le setole un po' più dure. E infine abbiamo questo qui angolato da eyeliner. E vi dirò che questo set da viaggio è così fantastico. Cioè, secondo me, per star fuori anche 2 settimane, come io ho intenzione di fare, questo qui è un set, non avete bisogno di portare altro, sinceramente. Io porterò questo e porterò la Beauty Blender, ma basta. Quindi forse porterò, ma giusto perché non riesco a farne a meno, il mio pennello angolato, sempre di neve, da blush. Però questo qui, richiuso così, ragazze, opla! Perché mi casca sempre tutto? Sono un'imbranata. Bellissimo, mi piace tantissimo. Il prezzo anche sul sito di Una Donna Vagabonda è in offerta lancio, così come sul sito ufficiale di Neve Cosmetics, di 19,90€. Offerta lancio, credo, promozionale, insomma, anche se questo qui è un set che credo sia una limited edition, non credo che sia un'edizione che resterà per sempre, però non lo so. E niente ragazze, io vi saluto perché adesso chiudo qui e faccio, spero di riuscire a registrare anche gli altri due video, quelli lì sulle due box, ve le faccio vedere in anticipo. Voilà, eccole qui, sono due. Una è bio, l'altra è la Femme Errante, e quindi vi saluto e se vi va guardate anche i due video che farò per quanto riguarda le box di Una Donna Vagabonda. Grazie per l'attenzione, baci a tutti.